Io voglio soltanto che tu ti ricordi di questo momento l'anno scorso. Io ti ho guardato e ti ho detto: Sam, ti cambia la vita questa cosa. Diventare il pallone d'oro ti aprirà una strada importante dentro il mondo di YouTube e come tua crescita personale. È passato un anno. Sono cambiate un sacco di cose e tu sei diventato non soltanto il pallone d'oro di YouTube Italia, tu sei diventato un creator, sei diventato un uomo, hai imparato a fare questo mestiere, hai imparato il sacrificio, hai imparato che cosa vuol dire diventare un creator. Oggi tutta Italia ti conosce e oggi tutta Italia vuole che tu perda, perché come in tutti i sogni arriva sempre il finale. Ma non è oggi. Oggi non è la fine, Sam. Oggi si continua. Avrai tutti contro, li hai visti. Tutti. Vogliono batterti. E hanno ragione. Perché tu sei il più forte, Sam. E quando sei il più forte, la gente è invidiosa. Perché vorrebbero essere te. Oggi tu, Sam, non soltanto devi dimostrare a loro che non si sbagliano perché sei il più forte. Oggi tu devi dimostrare a te stesso che da quest'anno hai imparato qualcosa, che da quest'anno sei uscito non soltanto più forte, ma più consapevole. La differenza nel calcio tra un giocatore forte di talento e un campione è la consapevolezza. Quando impari e sai dove sono i tuoi limiti, dove è la tua forza, dove, fin dove puoi spingerti. Oggi tu lo dimostri e io lo so che lo dimostri, perché io ti conosco qua, ti conosco qua, io ti conosco in ogni modo. L'anno scorso abbiamo vinto, quest'anno ci ripetiamo. In questo video, ragazzi, andremo a reagire a quelli che sono stati appunto i migliori gol che ho effettuato al pallone d'oro. Quindi andremo a reagire un po' ai migliori gol e poi dopo, nella parte finale, vi andrò a dare quelle che sono le motivazioni del mio addio a questo pallone d'oro. Partiamo subito, signori, con la prima partita del girone contro il Rilazza. Qui subito un grandissimo gol per me. Ah, ragazzi, ero troppo concentrato quel giorno. Tanto, sì, avevi tanto sangue negli occhi, sangue negli occhi, voglia di vincere. Sì. Ma in difesa, in attacco, cioè proprio in questa partita si vede proprio l'energia, quella corretta, non gli hai lasciato un centimetro di spazio, povero Henry. Guarda che roba. E anche qua il secondo gol. Qui. Bellissimo. Ancora. Questo è stupendo, Questo finta di andare sul mancino, spostata con l'esterno di destro, incrociata, palo gol veramente. Di grande fattura sto gol, di grande fattura. E qua l'ultimo gol che ha chiuso finalmente le porte. Che cattiveria, posso dire che sei stato proprio cattivo. Stoppo, perché vado a richiamare Simone, perché io volevo Simone Crispo in finale, perché volevo questa finale contro colui che poteva essere forse uno degli unici all'altezza per poter potersela giocare contro di me. Dopo averlo affrontato in finale, ragazzi, vi posso dire che oltre ad essere un ragazzo veramente col cuore d'oro, è veramente, veramente forte. Si è visto comunque sia che nella gabbia il fisico aiuta, però secondo me il fattore principale che molti hanno precluso, molti non hanno badato, è anche gestione. Cioè, la gabbia non è solo fisicità, ma è anche gestione delle energie e, ma soprattutto, ragazzi, mentale. Adesso andiamo alla seconda fase di questo torneo, che è stato appunto la partita contro il fratino. Andiamo avanti. E qui signori, qui è classe. Partire così, io è classe. Ho visto lo spiraglio tunnel secco. Era l'unico spiraglio possibile, perché mi stava veramente chiudendo tutti gli spazi. Ma ci hai proprio guardato, cioè hai tirato, sì. Guardandoci, ma si vede che comunque se lo guardo e poi io lo infilo lì. E qui c'è il secondo gol. Mamma mia. Posso dirti una cosa? Sì. Questo è il mio gol preferito. Sì? Questo è per me il gol più bello che hai fatto. Sai perché? Perché? Perché hai attirato sul destro e con un colpo di caviglia che è
difficilissimo, vi assicuro, provate a farlo a casa. Sei riuscito a scavarla da sotto e fargliela passare esattamente di fianco alla gamba, che è l'unico spazio che possibile c'era per mettere il pallone lì. Questo è in assoluto il gol più bello che hai fatto, più dei tunnel, perché qui proprio lui ha fatto tutto bene, ma tu hai fatto meglio. Sì. Fatemi sapere nei commenti qua sotto quale è stato il mio gol più bello al pallone d'oro, perché sono veramente curiosi di sapere che cosa ne pensate voi riguardo dei gol e le giocate che ho fatto. E mi raccomando, perché ci guarderò. E adesso andremo a reagire, ragazzi, quelli che sono stati i gol che poi mi hanno fatto cedere alla finale del pallone d'oro 2.0. Questo me la sono spostata e lì non ho perdonato. E adesso c'è un gran gol. E adesso c'è un gran gol. Questa è stata veramente una giocata bellissima, incredibile. L'ultimo gol è stato, ragazzi, qualcosa di veramente devastante. Quest'ultimo gol è stato veramente devastante. Siamo arrivati finalmente a reagire ai gol della finale contro il mio amico Simone Crispo. Che dire, è stata una finale tosta, tesa, anche perché giustamente prima dell'evento diciamo che in molti già mi davano per vinto, però ragazzi non bisogna mai staccare la spina. Bravissimo. Quindi ho cercato assolutamente di mantenere la concentrazione altissima per giocarmela appunto al meglio, perché è una finale, sapevo che mi giocavo tanto e sapevo che non dico che potevo perdere tanto, perché alla fine ho giocato bene fino alla finale, però era proprio la ciliegina sulla torta che mancava. Qui il tifo di Napoli, molto caloroso. Si faceva sentire. Sì, è. Primo gol, signori, diciamo abbastanza regalato, fortuito. In realtà, ok, ci sta, però pensaci. Sì. Pressione alta, l'hai fatto sbagliare tu. Qua, me la sposto, signori. E qui questo è stato un bel gol, perché come potete vedere è stato più che altro un gol di precisione, perché lì io avevo veramente poco spazio, ma soprattutto Simone, ragazzi, a differenza magari degli altri sfidanti che ho affrontato fino a quel momento, era molto reattivo, cioè sulle gambe e pronto soprattutto, tant'è che i gol che ha fatto comunque sia, sono stati gol di prontezza. E qui il quarto gol, molto particolare, perché è stato oggetto di critica. Di critica inizialmente. Qui giustamente i Fius si lamentano di un possibile fallo. Vi devo dire la verità, la sensazione che io ho avuto inizialmente riguardo al quarto gol era di un forse sì, forse no, perché ero talmente in trance agonistico che non ci ho pensato. Quindi ero lì anche nel dubbio della serie. Ok, forse sì, forse no. Però non mi ricordavo sinceramente di una spinta veramente in maniera eclatante. Sai cosa? Ecco. Durante il torneo questi generi di incontrasti venivano fischiati. Però oggettivamente lo stesso Simone si è reso conto che il contrasto c'è stato, ma non c'è stata irregolarità. C'è stata molta pressione, ma l'irregolarità non c'è stata. Non così palese da fischiare fallo, ecco. Passiamo allora a quello che è stato il gol definitivo che ha chiuso i giochi di questo pallone d'oro 2.0. E quindi ultimo gol così. Appena hai visto uno spazio calciato e match is over. Lì, ragazzi, ho visto lo spiraglio e ho detto lo devo provare. Devo chiudere questa partita. Non è stato semplice, perché bisogna beccarci anche, non è stato semplice. Calciare. Non è stato semplice anche perché comunque sì, il livello agonistico in quel momento era veramente alto, perché abbiamo sprecato veramente tante energie. E quindi la lucidità mentale lì è stato fondamentale. Non è scontato essere lucidi e far fuori un avversario tosto come Simone Crispo. E io ripeto, ragazzi, faccio veramente i miei grandissimi complimenti a Simone, che non ha vinto almeno per quest'anno il pallone d'oro 2.0, però era uno, ripeto, dei candidati che poteva assolutamente vincerlo. Se quest'anno non avessi partecipato, secondo me la sarebbe portata a casa lui, o lui o un ipotetico Gunther, che però alla fine è stato fatto fuori da Fratino, una partita molto molto particolare. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati al dunque. Ed siamo alla fine. Il momento di trarre tutte quelle che sono state appunto le nostre conclusioni riguardo a questo magnifico evento, ma soprattutto darvi la motivazione vera e propria di questo mio ritiro dal pallone d'oro.
stato un evento veramente fantastico. Io ringrazio come sempre i Pirlasv, che non è mai scontato riuscire ad organizzare degli eventi che attirano veramente così tanto il pubblico, che creano audience, ma soprattutto che creano comunità. Detto questo, ragazzi, mi ritiro ufficialmente da questa competizione, perché il vero motivo, signori, per cui ho deciso di non partecipare più a nessun pallone d'oro è perché, ripercorrendo il mio percorso, o meglio partendo da quello che è stato pallone d'oro 1.0, diciamo che vincere e diventare pallone d'oro per la prima volta mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha cambiato veramente tanto e mi ha lanciato, e quindi mi ha dato spazio e visibilità e tanto tanto altro, anche perché ho visto anche l'affetto da parte della gente, delle persone, dopo aver vinto questo magnifico evento. Riconfermarmi era il mio obiettivo fin dall'inizio, perché vincere una volta, sì, lo possono fare tutti, è possibile farlo. Riconfermarsi è la vera vittoria e la vera motivazione, perché vai a dimostrare a tutti quanti che non è stato vinto per caso. Ricordati una cosa: vincere lo possono fare tutti. Ripetersi, vincere due volte, vuol dire essere veramente il migliore. E quindi quello era il mio unico obiettivo finale. Voglio, e ho deciso di ritirarmi, perché voglio, una volta vinto il pallone d'oro 2.0, dare spazio ad altre persone che possono provare la mia stessa sensazione, ovvero un Samuel che vince per la prima volta il pallone d'oro 1.0 e che poi si trasforma e che poi diventa il pallone d'oro di YouTube Italia. Quindi voglio dare questa possibilità ad altre persone, quindi lascio questa competizione fino a quando non si sa. Signori, lo scoprirete, potrei tornare tra due edizioni, come tra tre. Quando ritroverò lo stimolo giusto per riprovare di vincere nuovamente il pallone d'oro, e allora tornerò. Queste sono state le mie motivazioni, ragazzi. Ed è giusto anche così. Tu probabilmente anche in maniera forse inconscia, forse perché vuoi far vivere a qualcuno, a qualcun altro, quello che hai vissuto tu, per provare la stessa emozione, gli stessi stimoli a qualcun altro. È anche un gesto importante verso gli altri creator, perché tu sai quanto questo pallone d'oro ti abbia realmente dato. Certo. No, il famoso ti cambia la vita. Certo. Non era perché ovviamente c'è un pezzo di plastica, un pezzo di ceramica. Certo. Non fa la differenza, ma quello che è l'impegno verso questo pezzo di plastica è quello che fa la differenza. E questo è l'impegno che tu ci hai messo sia nell'1.0, ma durante tutto quest'anno, un anno di pressioni, perché tutti a parlare di questo pallone d'oro, gente che parlava del oh, ma Samuel è stato fortunato, è stato un caso, tutti che volevano questo pallone d'oro perché hanno capito magari a distanza quanto è stato importante. Ma la realtà, Sam, è che sei tu che l'hai reso importante questo pallone d'oro, per l'impegno che ci hai messo. È questo che ha fatto la differenza, perché tu l'hai reso importante questo. Non è tanto il pezzo di plastica, ma proprio quello che si è imparato da questo percorso. Ti ringrazio, Pippo, ti ringrazio. Ma tu lo sai che io adesso, nel senso, sono a piedi. Sono il più forte allenatore a piedi. Cioè non ho più un contratto. Ma ci sono nuovi allievi che vorrebbero vincere il pallone d'oro, che magari potresti allenare, non lo so, decidi tu. Se ci fosse qualche creator che vuole un allenatore con i contro Zebedei, chiamate Pipega. Pipega, cioè, questo video volevo anche dare una sorta di insegnamento a qualsiasi ragazzo che mi segue, ovvero insegui i tuoi obiettivi, insegui i tuoi sogni, niente è impossibile. Parlo a un ragazzo che è partito da zero, che non era nessuno, non è nessuno oggi, però oggi è una persona diversa, perché è maturato, è cambiato, ha saputo valorizzare tutto quello che si è trovato davanti. Qualsiasi sia il vostro obiettivo, diventare calciatori, diventare influencer, diventare qualunque cosa, qualsiasi cosa sia il vostro obiettivo, che sia al di là dello sport, con lo sport, con lo studio, non con lo studio, mi raccomando, ragazzi, impegnatevi sempre e date un valore soprattutto a quello che è la vostra vita, perché voi siete un valore e voi avete un valore veramente importante. Detto questo, ragazzi, ringrazio nuovamente Pipega, è stato un bellissimo video, sono felice di aver portato a casa il pallone d'oro 2.0. Lasciatemi un commento, lasciatemi un like qua sotto, supportatemi, ragazzi, perché arriveranno nuovi progetti. Spoiler,
Spoiler, ragazzi, ci stiamo mettendo d'accordo per fare un'esperienza veramente d'alto livello, perché ci potrebbero essere delle squadre professionistiche in ballo, ragazzi, quindi vi sto dicendo anche già troppo. Quindi, ragazzi, veramente continuate a seguirmi, perché ci potrebbero essere veramente delle novità bomba e potrei veramente realizzare altri tipi di sogni. Detto questo, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, Samuele, è tutto. Bella, ragazzi.